addirittura le file. Ciao, ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti e benvenuti su Antropolingua. Gli italiani si arrangiano e gli italiani hanno sviluppato l'arte di arrangiarsi nel corso del tempo. Arrangiarsi, quindi saper vivere alla bene e meglio con pochi mezzi a disposizione. E per questo voglio recitarvi una poesia che mia nonna mi diceva quando ero piccolo. Si chiama Mar Mediterrazzo. Er mare a casa pare una frescaccia. Invece è vero come è vero il Dio. È Machiavello che ho inventato io, pa' accontentar mi moglie, poveraccia. Per via che siamo scarsi dei guadagni, non la posso mannare manco agli bagni. Sulla terrazza mia ci ho fabbricato una vasca tutta piena di cemento con una bocchetta che c'è scola dentro. Ci ho messo un'ancoretta e per timone gli ci ho schiaffato dentro un pezzo di bastone. E per far mare proprio al naturale gli ci ho messo dentro pure il sale. Ci ho messo un cartello con la scritta Mar Mediterrazzo. Voi metteteci una pezza, ma io ce guadagno tanto de solazzo. Ditemi scemo, è quello che ve pare, ma intanto a casa mia ci ho fatto il mare. Questa è la storia negli anni 30, 40 di una persona che non aveva i soldi per andare al mare per portare in spiaggia sua moglie. E allora che fa? Si arrangia, costruisce il mare sulla propria terrazza, mette la vasca con il sale e con la sabbia. E alla fine lui e la moglie sono contenti, vanno al mare gratis dentro casa. E arrangiarsi è una caratteristica italiana bellissima che indica un forte senso di comunità, una forte capacità di appunto arrangiarsi, di riuscire a cavarsela comunque. Ma d'altro canto può essere molto triste il motivo per cui gli italiani hanno imparato ad arrangiarsi. L'Italia è un paese bellissimo, con delle bellezze naturali sconfinate, con una grandissima cultura. Perché gli italiani devono arrangiarsi, devono avere pochi mezzi a disposizione per riuscire a farcela a fine giornata? Roma, per esempio, non è il centro città bellissimo, con queste belle rovine, con questo sole cocente che illumina di rosso, di arancione tutti i monumenti. Roma è anche, magari per la maggior parte delle persone, una periferia sporca, abbandonata, dove la gente cerca di, appunto, di cavarsela. Ma l'Italia è questo, l'Italia è fatta di contrasti, di bello e brutto, di arrangiarsi e di poesia e bellezza sconfinata. È la capitale d'Italia, ma gli autobus e i tram sono tendenzialmente sempre in ritardo. E secondo voi, perché gli italiani hanno imparato ad arrangiarsi? Fatemelo sapere nei commenti e spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta.